Prima di iniziare devo assolutamente dirvi che questo video è sponsorizzato da Elego. Cioè ragazzi, wow, la nostra prima collaborazione, qualcosa di per noi è incredibile. E nel video di oggi voglio parlarvi di come avvengono le collaborazioni su YouTube. Chi è che contatta prima? Noi contattiamo loro? Loro contattano noi? Come succedono le collaborazioni? E poi ragazzi, è davvero la prima richiesta di collaborazione che ci è arrivata questa? Partiamo parlando di Elego perché nel giro di una settimana e sotto i giorni festivi Elego ci ha contattati, ci ha mandato una mail, ci ha chiesto: ragazzi, volete recensire questo kit che ho qui dietro? Abbiamo preso visione del kit, ci sembrava molto interessante e gli abbiamo detto di sì. In 4 giorni sotto i giorni di Natale sono riusciti a farci avere questo kit per poter scrivere la recensione. Capite che sono stati bravissimi, sono stati velocissimi a farci avere questo kit, soprattutto sotto i giorni festivi, in tempi così brevi. Ma la domanda è sempre andato tutto così liscio come l'olio? A dire il vero, cioè sì, questa è effettivamente la prima collaborazione che ha preso atto, che si è concretizzata su questo canale. Ma in realtà, guardando al passato, ci sono arrivate tante altre proposte di collaborazione. E quindi queste come sono andate? Ovviamente chi ci segue già da tempo può immaginare che, non avendo visto delle altre collaborazioni su questo canale YouTube, queste ultime, queste proposte che ci sono arrivate prima di quella di Elego sono andate male. Ma quindi come fanno alcune proposte di collaborazione a non andare a buon fine? Come funzionano le collaborazioni su YouTube? Partiamo parlando della collaborazione con Elego, perché essendo andata a buon fine vi mostriamo tutti i passaggi che sono stati necessari ad arrivare fino a qui, fino a questo video. In sostanza è partito tutto dai loro digital marketer che, anche per casualità, hanno trovato dei miei progetti pubblicati su una piattaforma che si chiama Huckster. È una piattaforma dove si condividono i progetti realizzati con Arduino. Quindi si va a inserire schematici, codice, una spiegazione di come funziona il progetto, foto del progetto, eccetera, eccetera. Siccome hanno apprezzato il modo in cui io condivido i progetti, magari hanno apprezzato anche la qualità espositiva del progetto, hanno pensato bene di mandarci una mail. In questa email ci hanno gentilmente chiesto di recensire questo kit che è stato studiato e sviluppato da loro. Quindi come prima cosa siamo andati a vedere questo kit, sia per valutare la qualità e sia anche per vedere se potesse essere un prodotto interessante. Wow ragazzi, questo kit è davvero mega assortito, ci sono sensori di ogni tipo. Innanzitutto abbiamo notato che la scatola è molto robusta, a differenza di altri kit che abbiamo utilizzato in passato, arrivati rotti, già rotti, incredibile. Poi, per preservare la qualità dei sensori, nei 2 scompartimenti della scatola hanno inserito 2 borsine di silica gel per assorbire l'umidità. E infine in questo kit abbiamo notato che c'è di tutto, ma più che altro PCB e saldature sono di ottima qualità. C'è un giroscopio, un display LCD 16x2, un sensore di movimento IR, un sensore a ultrasuoni, un alimentatore per breadboard e anche una pulsantiera. Questi sono tutti i sensori che se andate ad acquistare separatamente li andate a pagare molto di più di quanto costa questo kit. Inoltre in questo kit ci sono anche delle resistenze di ogni valore e un CD contenente PDF, codici di esempio e librerie. Insomma, sia per principianti che per esperti, questo è un kit davvero molto utile. E nel caso ci voleste dare un occhio, vi lascio il link qui in descrizione. Bene, ma a questo punto come è andata avanti la collaborazione? In sostanza abbiamo risposto a Elego, dopo aver preso visione del kit, che ci sembrava molto interessante, molto assortito, abbiamo notato i dettagli della scatola molto robusta, e gli abbiamo detto che semplicemente sarebbe stato interessante andare a recensire questo kit. Abbiamo pensato che probabilmente qualcuno di voi l'avrebbe trovato utile. Sapete, quando vi capita di andare su Amazon e confrontare 1, 2, 3 kit, magari se trovate la recensione su anche o solo uno di essi, andate magari a capire se vale la pena comprare questo oppure un altro. Quindi gli abbiamo fornito l'indirizzo di spedizione e in 4 giorni, sotto il periodo di Natale, ci hanno fatto avere questo kit. Cioè, qualcosa di incredibile. Beh, quindi semplice, no? Fine. Cioè, funzionano così le collaborazioni. Che cosa vuoi che debba succedere durante una collaborazione? Cosa c'è di complicato? Beh, io ora alla fine vi ho parlato soltanto della collaborazione con Elego, che tra l'altro ci hanno dato carta bianca per parlare di questo kit.
ma le altre collaborazioni non è che siano andate proprio così. Allora, per essere preciso, andiamo a suddividere le varie categorie, le varie tipologie di collaborazione. Partiamo ad esempio dalle collaborazioni con altri content creators. Queste sono collaborazioni molto semplici perché in sostanza tu vai a chiedere a un altro content creator se gli va di fare un video insieme, si registra il video insieme e fine, non è niente di complicato, perché più che altro quando si va a sponsorizzare un prodotto per un'azienda, ad esempio, bisogna sempre dire che il video è sponsorizzato. Quindi ci sono dei termini di legge da andare a rispettare, mentre per un video con un altro content creator è come fare un video con un amico, mettiamola così, dai. Allora, ci sono capitate delle collaborazioni del genere, dove altri content creators ci hanno proposto di lavorare insieme e più o meno sono andate un po' tutte così. Ehi, ciao, vi va di fare un video insieme? Certo, che cosa proponi di fare? Ah, non lo so, pensavo che l'aveste voi un'idea su un video da fare. Beh, ma sinceramente la collaborazione l'hai proposta tu, giusto? Cioè, nel senso, non è che noi preventivamente sappiamo che il giorno X arriverà la persona Pippo a proporci una collaborazione. E poi è incredibile perché queste persone poi spariscono nel nulla, quindi non sono realmente interessate a lavorare insieme. Come dicevo prima, oltre alle collaborazioni con altri content creators, ci sono soprattutto le collaborazioni con le aziende. Detta così sembra una cosa davvero interessante, cioè wow, vado a collaborare con un'azienda. E invece ci sono aziende che non ti conoscono, non sanno chi sei, non sanno che cosa fai, che cosa condividi, e allo stesso tempo vogliono proporti di sponsorizzare un prodotto che non c'entra niente con tutte le tematiche che hai trattato finora sul tuo canale YouTube. Cioè, ragazzi, pensate a una collaborazione dove vi vado a sponsorizzare uno spazzolino da denti, cioè che senso ha? Cioè, alla fine, ragazzi, capite che diventa anche un po' buffa la situazione. Poi invece ci sono aziende che sì, hanno preso visione delle tematiche che tratti sul canale YouTube, ma semplicemente sono interessate al tuo seguito. In sostanza gli importa solo se sei in grado di fare della pubblicità. Qui invece il discorso è un pochino più complicato, perché se il prodotto da sponsorizzare non ha senso con le tematiche che trattiamo noi, la collaborazione la scartiamo. Se invece il prodotto ha senso, quindi può essere interessante, può essere utile fare una recensione su quel prodotto, allora facciamo un passo avanti, quindi ci rendiamo disponibili a questa azienda. Quindi non ho detto accettiamo la collaborazione, cerchiamo di andare incontro. Il problema è che molte volte, soprattutto con le aziende italiane, si perde una marea, un davvero tantissimo tempo a scrivere contratti, modificare contratti, e vai dal commercialista e vai dall'avvocato per farti spiegare quella clausola, la clausola 11 del contratto, e vai a farti spiegare le modalità di pagamento del contratto, vai a vedere se la durata non è una fregatura, tutte valutazioni del genere che ci perdi un sacco di tempo su parti burocratiche che alla fine sono davvero necessarie. Quindi in sostanza quello che succede è che c'è talmente tanta burocrazia che perdi tantissimo tempo e inoltre c'hai le mani legate. Nel senso che in sostanza vogliono che realizzi semplicemente uno spot pubblicitario noioso che non vuole guardarsi nessuno, e poi ovviamente è normale che le persone lo skippino. E anche in questo caso molte volte la collaborazione si conclude in una grossa perdita di tempo e non si va a concretizzare nulla. E infine, ragazzi, ci sono aziende come Lego, e infatti voglio parlarvi proprio di questa esperienza perché è davvero qualcosa di incredibile, che ti mettono a tuo agio, che sono sempre disponibili, gli mandi una mail, ti rispondono subito, così inizi subito a lavorare, inizi subito ad organizzarti e riesci a concludere questo lavoro, concludere questa collaborazione. Quello che mi piace di queste aziende è che guardano fin dal principio come lavori e da lì valutano se sei la persona giusta che potrebbe, ad esempio, sponsorizzare un prodotto oppure no. Queste sono aziende che osservano fin dal principio come lavori e da lì eventualmente decidono anche di darti fiducia. Incredibile, cioè, quale azienda ormai ti dà fiducia? E soprattutto davvero, cioè, sono sempre disponibili. E inoltre, questa disponibilità che Lego ha nei confronti dei content creators è la stessa che ha nei confronti dei propri clienti.
e anche io sono cliente. Questo kit di LED è prodotto da loro, arrivato immediatamente, infatti è presente nel video di unboxing di Natale. E guardate che cura per i dettagli. Oltre a un grande numero di LED presenti nel kit, troviamo anche dati sulle dimensioni, sulle tensioni e sulle correnti, che sono valori necessari se vogliamo utilizzare questo kit. Cioè sono valori necessari se non vogliamo andare a bruciare i LED. Che dire, spero che il racconto di questa esperienza vi sia piaciuto, ringraziamo tantissimo Elego per averci fornito questo kit di sensori, vi chiediamo di lasciare un like al video e di commentare. Quindi speriamo che il video vi sia piaciuto, vi chiediamo di iscrivervi come sempre al nostro canale YouTube, date eventualmente un occhio anche alla nostra pagina Instagram e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!